posto dell'autista. Riuscivano a deludere l'allarme dell'antitaccheggio con una borsa da uomo rivestita internamente da alcune lastre di alluminio. Erano in due, uno è riuscito a fuggire, l'altro è stato ammanettato. Si tratta di Alexander Cristian Pavel, 36 anni, di nazionalità rumena, arrestato dagli agenti del Nibbio e della questura di Lecce. Ieri pomeriggio i poliziotti hanno ricevuto la segnalazione di un'auto sospetta parcheggiata al centro commerciale Centrum di Lecce, sulla circonvalazione. Si trattava di una BMW 525 con vetri oscurati. Una volta giunti nel centro commerciale, i poliziotti sono stati avvisati da due malviventi che hanno subito tentato la fuga in due direzioni diverse. Uno di loro è stato raggiunto ed arrestato. Il rumeno non rispondeva alle domande degli agenti, asserendo che non parlava l'italiano, ma solo spagnolo. La targa dell'auto era spagnola, un particolare che ha sospettito ulteriormente i poliziotti, che così hanno deciso di forzare un finestrino dell'auto, nella quale hanno rinvenuto due borse da uomo, che erano state opportunamente schermate con alcune lastre di alluminio, per evitare che il sistema antitaccheggio delle attività commerciali venisse attivato al loro passaggio. Il valore della merce rubata ammontava a circa 4.500 euro. Con 19.000 barattoli di acciaio si fa un'automobile. Raccolta differenziata. Meno spreco. Meno tasse.